Sicuramente il testo è datato, cioè nel senso che oggi ci fa un effetto completamente diverso da quello che poteva fare all'epoca appunto delle prime rappresentazioni, in quegli anni insomma. Sicuramente non possiamo avere idea dell'urto che gli spettatori ricevevano da un testo del genere. Chiaramente lo svuotamento che Ionesco rappresenta ci ha completamente divorati, per cui lo viviamo quotidianamente. Credo però che questa distanza, appunto questa databilità del testo, permetta oggi di poterne leggere la filigrana e quindi di andare a cogliere i significati magari meno lampanti ma più interiori che Ionesco ha messo fra le righe. Quindi anche questo discorso che è stato molto caro a Carrillo in questa messa in scena del discorso su Dio, sull'assenza, sulla negazione, ecco, credo che oggi sia più facilmente leggibile piuttosto che da uno spettatore degli anni 50-60 che leggeva la frattura con tutto il teatro precedente. Io una cosa ho notato nel farlo però questo testo, e vi invito a riflettere anche a voi, che poi quando ma è anche un discorso sul teatro, questo spettacolo, le sedie è anche un discorso sul teatro, le sedie. Certo. Sono sedie vuote, ragazzi, e c'è un signore che alla fine arriva per dare il proprio messaggio, perché si aspetta dal teatro il messaggio. Tutti qua dicono, ma qual è il messaggio di questo spettacolo? No? Tutti lo dicono, ogni volta, ma qual è il significato? L'intervistatore dice, ma qual è il messaggio che volete dare? No? E Raffaele Viviani, grande autore napoletano, diceva che in teatro non si danno messaggi, i messaggi li danno i postini. Comunque, è uno spettacolo sul teatro, è una riflessione sul teatro. Secondo Ionesco il teatro non dà nessun messaggio. Non ci illudiamo che il teatro, molto pessimistica voglio dire la conclusione, ma non ci illudiamo che il teatro dia possibilità, no? Apre delle domande, probabilmente il teatro apre delle domande. Ti fa essere più curioso. Pensavo che ci sarebbe voluto più, appunto, più lavoro proprio mimico, o appunto di accordare. Invece è venuto abbastanza. Noi siamo mossi soltanto, abbiamo fatto soltanto un piccolo giochino, nel senso, ma elementare, di immaginare l'interlocutore che cosa dicesse. Ah no, poi nelle primissime prove Carrillo ci metteva lì una persona. Sì, no, sì, è vero. Una persona. Ma, sì, appunto. Anch'io. È stato veramente questione di immaginare cosa fa il colonnello o di mettere. A me personalmente, quando capita di fare spettacoli così a tutto tondo, è un piacere estremo. È bellissimo, mi piace molto. Tra l'altro qui al Teatro Studio avevo già fatto Il Sogno di Strindberg, sì, con la regia di Ronconi, e Fenix della Svetaeva, sempre con Ronconi. Quindi è uno spazio che mi è particolarmente caro, ma questo proprio impianto centrale non capita spesso a un attore. Chiaramente pretende dall'attore del lavoro in più, senz'altro. Non hai un momento di tregua, proprio sei in pista proprio dall'inizio alla fine. Poi questo spettacolo dove non si esce mai, io esco a prendere le sedie, ma insomma siamo sempre lì, no? Siamo senza rete veramente. E chiaramente mette un po' di angoscia in più, ma insomma è anche un piacere, perché avere proprio il pubblico così vicino è un privilegio, insomma. Non è che esiste una storia, non c'è una storia. Lo stesso personaggio, diciamo, dell'oratore può essere un personaggio reale. Come fai a raccontare una storia? Quindi si salvano, è probabile che sì, è probabile di sì, che non avranno la coscienza fino in fondo
Ma lo sai perché? Probabilmente adesso mi invento una cosa. Ionesco diceva una cosa, diceva, non so se è proprio a proposito di essere io, cosa mi voglio. Diceva, la comunicazione è difficile, no? Però la comunicazione non è impossibile, perché se io credessi in questo, che la comunicazione, no? Se io credessi che la comunicazione è impossibile, non scriverei nemmeno una parola.